Salve professore, mi sente? Buonasera, ti sento bene, ti vedo. Perfetto, allora diamo il benvenuto a tutti coloro che ci stanno guardando, do il benvenuto anche a lei, professor Milani. E, niente, l'argomento di oggi di Virtual Studium è le risposte dei paesi europei al coronavirus. Siamo qui appunto col professor Gianmaria Milani, che ce ne parlerà appunto ampiamente. Vogliamo però nel frattempo ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per la realizzazione di Virtual Studium, questo appuntamento giornaliero che tocca appunto temi di attualità proprio inerenti al coronavirus. E poi ringraziamo l'Università di Siena e le associazioni studentesche che stanno anche lavorando appunto per noi, Ciclomaggio e Euradio Siena. Professore, veniamo appunto al dunque e inizio appunto con qualche domanda. E, diciamo, innanzitutto, ci sono state delle linee guida, nella gestione comunitaria, appunto, nella gestione di questa emergenza? Allora, grazie. Intanto mi unisco ai ringraziamenti che hai fatto e veramente questa iniziativa è lodevole e importante per tenerci uniti in questo momento e do anch'io il benvenuto a quelli che ci stanno vedendo e a quelli che ci stanno ascoltando. E la domanda che mi hai fatto in realtà presuppone alcune importanti premesse. La crisi sanitaria, come sappiamo, è nata in Cina alla fine dell'anno scorso, e tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, e poi si è propagata in maniera rapida, repentina, in Europa e negli Stati Uniti, che oggi costituiscono i nuovi epicentri di questa grande pandemia. Da una parte, quindi, è una crisi con caratteristiche, con risvolti del tutto nuovi e inaspettati, ma dall'altra, a mio avviso, presenta delle caratteristiche, dei tratti che invece sono comuni alle grandi crisi che l'Italia e l'Europa hanno vissuto negli ultimi anni, nell'ultimo decennio. Se volessimo fare una sorta di top 5, di classifica delle grandi crisi, quali potremmo citare? Oltre a questa attuale che stiamo vivendo, c'è la grande crisi economica e finanziaria che è iniziata alla fine del decennio scorso, la grande crisi migratoria che ha interessato soprattutto i paesi del Mediterraneo, la crisi legata al terrorismo internazionale che ha colpito in particolare alcuni paesi, ma che ha condizionato la vita di tutti i cittadini europei, le grandi catastrofi naturali dovute soprattutto in parte, se non altro, dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici. Sono tutte ovviamente crisi, situazioni diverse, ma che hanno un'evidente caratteristica comune, ovvero la loro dimensione sovranazionale, transnazionale, se non addirittura in alcuni casi globale. Tuttavia, al contrario dei problemi, le soluzioni continuano spesso ad essere nazionali, ad avere una dimensione nazionale. In Europa, lo sappiamo, spesso l'Unione Europea manca della competenza o della forza per individuare risposte comuni, condivise tra tutti i paesi. Eppure, oggi più che mai appare evidente che questo sforzo collettivo comune non è più rinviabile, non è più procrastinabile. È diventato ormai evidente che le risposte che gli stati da soli possono dare non sono sufficienti per risolvere questi macro problemi. La pandemia in qualche modo ha reso ancora più chiara questa disparità tra problemi e soluzioni. Per essere molto chiari, forse anche un po' superficiali, è del tutto evidente che se uno Stato, un paese riesce ad azzerare i contagi, numero di contagi al proprio interno, ma in tutti i paesi vicini il virus continua a circolare, bene, quel paese avrà dato una risposta purtroppo del tutto inefficace. Quindi, tutto ciò premesso, volendo cercare una risposta alla domanda che mi hai fatto, possiamo affermare che in realtà delle vere e proprie linee guida a livello europeo purtroppo non ci sono state. Il Consiglio dell'Unione Europea, che è uno degli organi
politici dell'Unione Europea ha tenuto un incontro apposito il 20 febbraio, quindi un giorno prima che la crisi in qualche modo si manifestasse a partire dall'Italia e poi in tutta Europa, e al termine di questo consiglio ha esortato gli Stati membri a lavorare insieme, a lavorare in maniera coordinata per adottare misure adeguate e necessarie per fronteggiare la crisi anche insieme alle altre istituzioni europee. Se però guardiamo come sono andate le cose successivamente, si comprende abbastanza facilmente come l'esortazione, di questo si tratta, non di più, un'esortazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea, sia in grande parte caduta nel vuoto. Gli Stati si sono mossi un po', diciamo, in ordine sparso. Attualmente, diciamo, dopo le prime settimane della pandemia in Europa, si nota una certa convergenza, almeno tra i principali paesi europei, ma certamente non mancano le particolarità, mancano diciamo, anche le preoccupazioni, e anche, diciamo, questa convergenza è del tutto fragile, provvisoria. Nulla impedisce che nei prossimi giorni o nelle prossime settimane i diversi paesi, diciamo, intraprendano strade assai differenti. Certo. E proprio a proposito di questo, e quindi, diciamo, delle misure prese dagli Stati, ecco, quali sono state le risposte europee più significative e se c'è stata appunto qualche particolarità nella risposta all'emergenza? Allora, sì, diciamo che innanzitutto un elemento diciamo che possiamo citare sicuramente, come dicevo, è il fatto che oggi, dopo le prime settimane, diciamo, della crisi, le risposte tendono a somigliarsi, tendono ad avere alcuni importanti punti in comune. In tal senso si può concordare sul fatto che l'Italia abbia costituito una sorta di modello per affrontare la crisi, un modello che è stato più o meno replicato anche in altri ordinamenti. Se guardiamo oggi al numero dei contagi, insomma, a ieri mi sembra che fossimo arrivati intorno al 1.800.000, vediamo come un terzo di questi si sia manifestato negli Stati Uniti, un altro terzo sia suddiviso tra i principali quattro paesi europei, ovvero oltre l'Italia, la Spagna, la Francia e la Germania. Le risposte di questi quattro paesi, come dicevo, si somigliano molto, nonostante il persistere di differenze legate alle tempistiche, legate agli strumenti, che però non intaccano il senso comune, il senso generale delle misure adottate. Al di là di queste similitudini, su cui magari torniamo, anche restando in Europa delle differenze ci sono. Basti pensare al caso della Svezia, insomma, se ne parla anche nei giornali, nei telegiornali. Un paese che in un primo momento, se non altro, ha adottato misure assai blande di distanziamento, diradamento, contenimento sociale, anche se negli ultimi giorni il dibattito e la richiesta per misure sempre più stringenti si è fatto abbastanza vivace. O all'Ungheria, che sembra aver in qualche modo approfittato di questa emergenza per colpire ancora i principi dello Stato costituzionale, ma magari ci torneremo tra poco se ci sarà tempo. A parte alcune eccezioni, però, come dicevo, le risposte dei paesi europei hanno anche importanti punti in comune, punti di contatto. Le misure sono in qualche modo state raccomandate anche da organizzazioni internazionali, prima tra tutte ovviamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e hanno tutte un obiettivo comune che, come sappiamo, è quello di impedire che il virus circoli, e questo si fa in primo luogo attraverso, come sappiamo ormai, come abbiamo purtroppo imparato, il distanziamento sociale, ovvero il mantenimento della distanza tra le persone, per evitare appunto che il virus passi da persona a persona. Questa esigenza, come sappiamo, ha avuto ricadute importanti sulla vita di tutti noi e anche sui nostri diritti. Sono stati in un primo momento vietati o quantomeno sconsigliati gli spostamenti e gli assembramenti, poi si sono chiusi i servizi, le strutture pubbliche, private,
sia diciamo che forniscono appunto servizi, sia che accolgano momenti di intrattenimento, e in alcuni paesi, tra cui l'Italia, si è arrivati persino, lo sappiamo, a chiudere le attività produttive ritenute non essenziali. Le differenze più importanti tra i diversi paesi forse riguardano, lo abbiamo detto, in parte le tempistiche, ovvero il momento in cui si è arrivati a prendere determinate decisioni e la durata delle decisioni stesse, in parte anche, forse da un punto di vista giuridico, questo è ancora più significativo, la presenza o meno di un quadro normativo chiaro che regoli l'emergenza. Un quadro normativo che in Italia chiaro in effetti non è, che invece in altri paesi è un po' più sviluppato. Qualche esempio vorrei farlo qui. Abbiamo ad esempio la Spagna, che prevede nella propria Costituzione, all'articolo 116, l'istituto emergenziale cosiddetto dello stato di allarma, lo stato di allarme, che è regolato da un'apposita legge organica del 1981 e che è stato attivato proprio dal governo spagnolo il 14 di marzo, e la legge organica dell'81 peraltro prevede che quando si dichiara questo stato il governo possa adottare misure appunto restrittive dei diritti fondamentali anche tramite decreti. Sulla base di questo decreto adottato a marzo, quindi si sono sostanzialmente limitati e vietati gli spostamenti delle persone, così come è avvenuto in Italia, con ovviamente le eccezioni legate ai motivi di necessità, ai motivi di urgenza. Non è stato previsto, a differenza dell'Italia, almeno inizialmente, un divieto generalizzato di assembramenti, ma gli incontri, sia in luoghi più pubblici sia in luoghi aperti al pubblico, sono stati condizionati alla presenza di particolari accorgimenti tecnici, che possano evitare l'eccessivo assembramento appunto di persone, che possano quindi consentire che questi incontri avvengano mantenendo il distanziamento tra le persone. Il decreto di marzo ha anche sospeso l'apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, anche qui con l'esclusione di quelli che vendono beni di prima necessità, ha disposto la chiusura di bar, ristoranti, negozi, eccetera, e più di recente ha inoltre previsto la chiusura, così come è avvenuto in Italia, delle attività produttive non essenziali, delle fabbriche non essenziali. Così come in Spagna, anche in Francia la Costituzione prevede una disciplina dell'emergenza all'articolo 16, anche se si tratta piuttosto di emergenze legate a che cosa? Alla integrità del territorio, al funzionamento delle istituzioni, quindi qualcosa che non del tutto inquadrabile e non del tutto utile, soprattutto per inquadrare l'emergenza sanitaria. Esiste una legge del 55 in base al quale il Consiglio dei Ministri può dichiarare lo stato di urgenza, ma le istituzioni francesi hanno scelto di non seguire questa strada, ma di approvare una nuova legge che ha introdotto una nuova figura di emergenza, ovvero lo stato di urgenza sanitario, quindi una fattispecie ad hoc in base alla quale il governo anche in questo caso può adottare decreti e limitare diritti fondamentali. Il governo francese è intervenuto a marzo. Sì. Interrompo. Vede, al fondo praticamente dello schermo ci sono le domande che i telespettatori, cioè che i nostri spettatori fanno, quindi se vuole poi può appunto rispondere. Benissimo, sì, ne prendo nota, intanto ne vedo una di Mattia. E, anche il governo francese quindi è intervenuto verso metà marzo con un decreto, e con il quale anche in questo caso ha prima di tutto posto un divieto degli spostamenti, anche in questo caso con l'eccezione legata a quegli spostamenti essenziali e non evitabili. Anche in questo caso sugli assembramenti la Francia è stata un po' più cauta rispetto
all'Italia, perché in un primo momento ha previsto un divieto per gli assembramenti con più di 5.000 persone, per poi ridurre questa soglia prima a 500 e poi a 100 persone. Anche in questo caso sono stati chiusi i locali, sono stati chiusi servizi sia pubblici che privati, mentre non è stato previsto una chiusura, non è stata prevista una chiusura delle attività produttive. Prima di rispondere a Mattia, un ultimo caso importante è quello della Germania. Anche in questo caso esiste un quadro normativo abbastanza chiaro, c'è una legge addirittura specifica per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto alle malattie infettive, una legge approvata nel 2000, una legge che si autoqualifica come limitativa dei diritti fondamentali, ovvero che permette anche in questo caso di limitare in caso di necessità dovuta alla propagazione di un virus, di una malattia infettiva, una legge che permette quindi di limitare alcuni diritti, di limitare gli spostamenti, di limitare gli assembramenti e così via. Ciò che caratterizza questa legge, tuttavia, è che le autorità chiamate a attuare queste misure, quindi a limitare i diritti, non sono le autorità centrali federali, ma le autorità degli stati membri, dei Länder. Come sappiamo, la Germania è uno stato federale e quindi vengono riconosciute alle autorità dei Länder, alle autorità degli stati membri, una serie di competenze anche per fronteggiare queste situazioni di necessità. Anche in questo caso, a metà marzo, il governo centrale e i governi dei Länder hanno elaborato delle linee guida comuni che sostanzialmente però seguono la direzione che abbiamo già visto negli altri ordinamenti, ovvero limitare spostamenti, limitare assembramenti, chiudere attività e così via. E se posso riprendere la domanda di Mattia, che ci chiedeva cosa ci impedisce di elaborare una risposta comune, da una parte c'è un problema giuridico, ovvero la mancanza di competenze da parte delle istituzioni comunitarie, che come vediamo stanno reagendo in questi ultimi giorni, ma stanno reagendo soprattutto da un punto di vista della risposta economica necessaria, ma comunque non strettamente legata alla risoluzione della crisi sanitaria in quanto tale. E proprio recente risposta europea, in termini di risposta alla crisi economica, ci porta sull'altro versante, sull'altro ordine di problemi, che è quello politico, ovvero la difficoltà di trovare a livello europeo un accordo sulla direzione da intraprendere, sugli strumenti soprattutto da autorizzare e possiamo dire anche sulla condivisione purtroppo di quelli che sono gli svantaggi, i problemi drammatici legati a questa crisi. Certo. Volevamo quindi approfondire, perché vedo anche appunto un'altra domanda in merito, proprio cosa sta accadendo in Ungheria, perché ultimamente digitando appunto il nome Ungheria su Google appaiono diversi titoli, tra cui democrazia liberale, oppure ancora ci sono delle dichiarazioni della Presidentessa della Commissione europea in merito appunto alla situazione ungherese, quindi se ce ne vuole parlare magari ci chiarisce un po' questo quadro. Certo, allora l'Ungheria sta vivendo purtroppo dal 2010-2011 una vera e propria torsione illiberale e, come dicevo anche prima e come vedo che ci chiede Valentina, senz'altro l'emergenza ha costituito un'ulteriore prova di questa torsione. Per capire il quadro ungherese dobbiamo però tenere a mente, aver presente in qualche modo cosa è legittimo e cosa non è legittimo fare per fronteggiare l'emergenza, ovvero quali sono quelle misure che possono essere accettabili da un punto di vista dei principi dello Stato costituzionale e quali invece purtroppo non lo sono. Come sappiamo, come abbiamo detto, sia in Italia sia nei principali ordinamenti europei, democratici, costituzionali, i diritti sono stati limitati. E come?
è stata limitata addirittura forse la principale tra le libertà, la libertà personale, se si pensa alle misure prese nei confronti delle persone contagiate o di quelle a rischio di contagio. Sono state limitate altre libertà civili, la libertà di riunione, la libertà di circolazione, il domicilio, i diritti sociali, l'istruzione, la salute, i diritti economici come le attività imprenditoriali, persino i diritti politici. E si pensi al diritto di voto, al fatto che in molti paesi, tra cui l'Italia, le elezioni e i referendum sono stati rimandati. Tuttavia, la domanda che dobbiamo porci è se queste limitazioni dei diritti siano proporzionali, siano in particolare adeguate, sufficienti e non eccessive rispetto ai fini da raggiungere. Il diritto costituzionale, lo Stato costituzionale vive di bilanciamenti, bilanciamenti tra interessi, tra principi, tra valori, anche tra diritti, e in una situazione come questa vediamo come un diritto diventa tiranno, il diritto alla vita prevale su tutti gli altri. In questa prospettiva limitazioni dei diritti sono consentite, sono legittime, sono costituzionali, sempre e quando siano proporzionali, ovvero in particolare siano strettamente necessarie, con questo mi riferisco sia all'ambito materiale sia all'ambito temporale, per risolvere la situazione, per garantire i principi, i valori che si vogliono tutelare, in questo caso, lo dicevo, il diritto alla vita. Ci sono poi una serie di accorgimenti, potremmo dire, tecnici, organizzativi, che rafforzano questa sensazione, questa idea di muoverci o di muoversi entro i principi dello Stato costituzionale. Il fatto di riconoscere un ruolo non solo al governo ma anche ai parlamenti, il fatto di continuare comunque a sentire o a coinvolgere gli enti territoriali, tutta una serie di aspetti che sono in qualche modo segnali di mantenimento della situazione entro i limiti, come dicevo, dello Stato costituzionale. In Ungheria la situazione purtroppo non sta andando esattamente in questa direzione. L'Ungheria prevede nella propria Costituzione approvata nel 2011 una ampia, articolata disciplina dell'emergenza, come abbiamo visto accadere in altri paesi, prevede in particolare cinque situazioni di emergenza, tra cui lo stato di pericolo che si può attivare proprio tra l'altro in casi di calamità naturale, di disastri di vario tipo, e che permettono al governo anche in questo caso di intervenire. Questo stato di pericolo, secondo la Costituzione, deve essere disciplinato da una legge organica, e questa legge organica è stata approvata proprio alla fine di questo mese di marzo, e presenta disposizioni assai preoccupanti, assai pericolose per lo Stato costituzionale. Innanzitutto permette al governo di intervenire su tutta una serie di materie non strettamente collegate al tema della crisi sanitaria, ancorché connesse a questa, come la stabilità economica. Il governo può adottare misure eccezionali non solo per fronteggiare direttamente la crisi sanitaria, ma anche per intervenire nell'economia del paese. La stessa legge non prevede un ruolo effettivo del Parlamento, anzi si paventa la possibilità che il Parlamento chiuda o comunque sia sospeso proprio a causa del virus. La stessa legge non prevede limiti temporali ai poteri eccezionali del governo, cioè ci dice questa legge che questi poteri dureranno, saranno affidati al governo fin tanto che sarà attivo lo stato di pericolo, che può essere però sospeso, a cui si può porre fine, che può essere portato a fine soltanto dallo stesso governo. Vengono addirittura limitati, viene addirittura prevista la possibilità di limitare diritti che evidentemente non sono strettamente connessi all'esigenza di dare una risposta alla pandemia, come ad esempio la libertà di manifestazione del pensiero, introducendo un nuovo reato punibile con la reclusione, ad esempio per chi diffonde fatti o notizie che ostacolino l'efficacia delle misure
per affrontare la crisi. Insomma, mi piace ricordare e citare quello che diceva la professoressa Tania Groppi proprio qui a Virtual Studium qualche settimana fa, dove diceva in maniera chiara, in maniera netta, che non ci interessa quello che fanno i paesi autoritari. Direi che siamo d'accordo, che sono d'accordo con questa affermazione, se si intende per, diciamo, che non ci interessano questi paesi come modelli da seguire, ma senz'altro ci interessa conoscerli, studiarli, analizzarli per capire la direzione che non va intrapresa e i limiti che non vanno superati. Certo, certo. Professore, per quanto riguarda, diciamo, il futuro dell'Europa, diciamo, questo coronavirus cambierà qualche tipo di assetto, magari, diciamo, farà, ci farà capire quali stati effettivamente hanno, per così dire, interiorizzato quelli che sono i principi democratici ed europei, e quindi, diciamo, in un certo senso renderà più coesa l'Unione, oppure effettivamente evidenzierà quali sono le problematiche e magari, non lo so, prendere misure nuove. Diciamo che a prescindere una cosa non esclude l'altra, nel senso che da una presa di coscienza di quelle che sono le problematiche sia politiche sia giuridiche dell'Unione Europea si può anche, diciamo, arrivare a una coscienza maggiore di quanto sia importante l'integrazione europea e di quanto l'integrazione europea sia intimamente connessa con, diciamo, la più convinta e più piena diffusione e adesione rispetto ai principi dello Stato costituzionale. Certo, se vediamo la situazione adesso, se la analizziamo adesso in questa situazione difficile, i problemi sembrano essere purtroppo maggiori rispetto alle opportunità. È difficile essere ottimisti, ma diciamo che il nostro compito di cittadini comunque ci impone di esserlo e di sperare che anche da questa crisi possa, diciamo, nascere, si dice, qualcosa di nuovo e qualcosa di migliore anche per l'integrazione europea e anche per lo Stato costituzionale. Va benissimo, allora chiudiamo questo incontro molto interessante consigliando delle letture a coloro che ci stanno guardando, di modo da potersi tenere impegnati in questa quarantena e magari poter anche approfondire questo argomento. Molto volentieri. Allora, un primo consiglio riguarda in realtà un autore più che un libro, un consiglio molto intimo, personale, perché riguarda uno dei miei autori preferiti, che è Gabriel García Márquez. Cito in particolare due titoli forse assai evocativi rispetto a questo momento che stiamo vivendo, ovvero Cent'anni di solitudine, speriamo di no, aggiungo io, e L'amore ai tempi del colera. Anche in questo caso la speranza è che l'amore ci salvi. Comunque, a parte diciamo il carattere evocativo di questi titoli, mi piace citarli per la magia, per il realismo magico utilizzato così bene da Márquez, e che senz'altro ci serve come l'ossigeno per superare questo momento difficile e per pensare anche al futuro, al nostro futuro. Un secondo consiglio invece riguarda un agile romanzo scritto da un giornalista inglese, Roy Lewis, che si chiama Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, che narra le vicende, diciamo, di un gruppo di cavernicoli, ma che soprattutto, diciamo, qual è il senso di questo romanzo? È quello di riflettere in maniera divertita, in maniera scanzonata, ma in maniera molto profonda, sul progresso tecnologico e scientifico, sulla, diciamo, necessità di non avere paura di questo progresso, ma di imparare però, dall'altro canto, a governarlo, affinché l'essere umano non si distrugga con le proprie mani. E un ultimo consiglio invece non è un testo letterario, ma un testo politico e giuridico, ovvero la nostra Costituzione. La nostra Costituzione, la Costituzione italiana, è stata scritta tra il 46 e il 47, è molto bello leggerla, studiarla, e leggendola in questo momento ci è chiaro quanto sia stata straordinaria quell'epoca
storica, quanto sia irripetibile anche l'opera delle donne e degli uomini costituenti e quanto sia fondamentale questo testo oggi per regolare la nostra comunità e anche per permetterci di uscire da questo difficile periodo. Quindi il mio consiglio alle ragazze e ragazzi, alle donne e agli uomini è quello di leggere assolutamente la Costituzione. Bellissimo, grazie mille appunto e niente, ci vediamo al prossimo studium. Arrivederci. Grazie mille.